Ciao, sono Mario, eccoci a una puntata sulle cellule. È una puntata di introduzione alle cellule e al DNA, quindi non sarà molto approfondita. Ci saranno altre puntate più approfondite, cioè altri video molto più approfonditi. Questo qua, diciamo, è una puntata light. Allora, partiamo dalle cellule. Allora, io qua ho fatto il solito schemino, così voi potete fare print screen se volete. E ve lo tenete, e altrimenti anche no. E quindi se centro la pagina, ecco qua. Questo qua è lo schemino, ma comunque adesso parlo in modo lento, e quindi chi si vuole scrivere gli appunti se li scrive, se no, altrimenti non c'è problema. Allora, come avete visto nel foglio, qui ho disegnato una cellula in modo molto sempliciotto. Allora, vi faccio vedere cosa potete trovare di molto più interessante su internet. Allora, non so se si vede. Questo qua, ecco, si può trovare tranquillamente su internet, anche su Google, oppure anche, ecco la cellula, questa qua a colori è ancora più bella. Non so se si vede, adesso vi racconto tutti questi elementi, cosa sono. Allora, qui abbiamo la nostra bella cellula. Allora, intanto bisogna distinguere fra cellule eucarioti e procarioti. Allora, eucarioti sono le cellule che abbiamo noi all'interno del nostro corpo. Il nostro corpo è fatto da miliardi, miliardi, miliardi di cellule eucarioti. E come è fatta? Cioè, che differenza ha con i procarioti? È che noi abbiamo un nucleo, dove dentro c'è il DNA, l'RNA, eccetera, eccetera, con la membrana nucleare, mentre nei batteri, ad esempio, che sono dei procarioti, c'è solo la capsula con all'interno il citoplasma, dove ci sono dentro tutti gli organelli che sono i ribosomi e altri elementi. Il tutto è separato da una membrana cellulare, una parete cellulare e un rivestimento della capsula. Ovviamente c'è il flagello sempre all'esterno che serve per il movimento come una coda e questo batterio si muove attraverso questo elemento che si chiama flagello. E poi ci sono i pili che servono per agganciare, sono dei piccoli peli e altre cose che servono per agganciarsi. Quindi la differenza è che noi invece abbiamo sì la membrana cellulare, come si vede nel disegno o come trovate in tutte le immagini su internet, che trovate miliardi di immagini. Però all'interno di questa membrana cellulare abbiamo il citosolo, ovviamente, che è tutto il materiale liquido, e abbiamo vari organuli. Dal reticolo endoplasmatico ruvido al reticolo endoplasmatico liscio, al mitocondrio che poi vedremo cosa serve, al centriolo, ai lisosomi, eccetera, eccetera. Abbiamo l'apparato di Golgi, eccetera, eccetera. Però abbiamo anche il nucleo della cellula, abbiamo un'altra membrana che si chiama membrana nucleare e all'interno c'è proprio il nostro nucleolo con il nostro DNA e gli RNA. Intanto la prima domanda che uno potrebbe chiedersi è come fa a uscire il DNA se c'è una membrana dentro la membrana? La membrana nucleare, quella dove c'è il DNA, ha dei piccoli pori, è come se fosse il catino degli spaghetti. Gli spaghetti, cioè ci sono tutti questi puntini, l'RNA esce da lì, è come una sfera con tutti i puntini e quindi l'RNA può uscire e dare il materiale genetico alla cellula. E infatti, la cellula, che è l'elemento esistente, indipendente, è il più piccolo elemento esistente, indipendente, cioè che può funzionare per conto proprio, senza bisogno di altri elementi al suo interno. E alcuni lo paragonano all'essere umano, cioè l'essere umano ha, noi abbiamo l'apparato cardiovascolare che ha una funzione e fa solo quello. Abbiamo i polmoni che hanno una funzione, fa solo quello. Il rene ha una funzione, fa solo quello. I muscoli hanno una funzione, fa solo quello. E qui stessa cosa, dentro la cellula abbiamo i ribosomi che hanno una funzione, fa solo quello. E l'apparato di Golgi ha una funzione, fa solo quello. Il mitocondrio, stessa cosa. Il lisosoma, stessa cosa. Cioè ognuno ha il proprio compito specifico, ognuno fa quello. Quindi i tre componenti principali sono, di questa cellula qui, l'eucariote, sono
Il materiale genetico è, diciamo, l'apparato che prende energia dagli alimenti che entrano nella cellula, e l'altro elemento è la membrana cellulare, che, come vedremo nei prossimi video, è importantissima, la membrana cellulare. Bene, questi tre. Allora, il materiale genetico, allora, a cosa serve? Serve intanto per due funzioni principali. Allora, serve per la creazione delle proteine che vengono create nel nucleo, viene creato l'RNA. L'RNA esce da quei pori nucleari che dicevo prima, dal materiale genetico a degli organelli che creano la proteina che serve alla sua funzione specifica. Potrebbe essere una proteina che rimane all'interno della cellula per varie cose, oppure una proteina che viene mandata all'esterno della cellula, quindi viene mandata vicino al confine, no? E quindi poi verrà espulsa nei modi in cui vedremo. E allora vediamo in particolare, e poi ecco, questa è una funzione, cioè la creazione di proteine. L'altra funzione è la duplicazione della cellula, quindi sempre all'interno del nucleo viene duplicato il DNA e viene poi splittata la cellula, cioè da una cellula diventano due, cioè un nucleo, un DNA diventano due nuclei, due cellule, e quindi diciamo che non c'è una cellula padre che diventa figlio, ma è la cellula stessa che si duplica, non c'è il padre figlio, ma c'è il padre che diventa padre uguale, si duplica, è esattamente, sono identiche dopo, quindi un amore prima. Detto questo, allora, i processi metabolici che ci sono all'interno della cellula sono principalmente di sintesi e di creazione, abbiamo detto, quindi sintesi di proteine o duplicazione di DNA, oppure demolizione, cioè noi dalle molecole possiamo creare delle macromolecole, che poi appunto restano all'interno o vengono espulse, e nella demolizione è il contrario, cioè noi demoliamo degli elementi per avere energia o per avere, e quindi dalle macromolecole si hanno delle molecole semplici. E quindi questo è quanto. Gli organulli che ci sono all'interno della cellula, che vediamo qua, apparato Golgi, centriolo, eccetera, sono organi specifici, appunto, e possono utilizzare al loro interno sia proteine e sia degli ormoni o degli enzimi che servono per, gli aiutano, diciamo, nello svolgimento dei vari compiti che ha la cellula sia all'interno che all'esterno. Detto ciò, ritorniamo al nocciolo, cioè cosa c'è all'interno del nucleo, il DNA. In modo molto semplice, nei prossimi video ci sarà, diciamo, la spiegazione più complessa e più articolata. Il DNA, l'ho disegnato qua con un filamento azzurro e uno rosso, è un doppio filamento dove ci sono agganciati gli elementi, i mattoncini del nostro DNA. Sono quattro nucleotidi che sono agganciati l'uno all'altro, le loro sigle sono, adesso le prendiamo così, A, T, C, G, quindi un A può essere agganciato a un T, il C può essere agganciato a G, infatti qua ho fatto il disegno A, T, C, G, A, T, C, G, A, T, C, G, ho fatto questo esempio qua. E a cosa serve questo DNA? Abbiamo una sequenza di DNA che viene chiamata gene, sequenza di DNA, che è una sequenza specifica, è come se fosse un codice che dice alla proteina, cioè dice al creatore della proteina come dovrà essere la proteina che deve creare. Cioè viene mandato un messaggio, create questa proteina, gli viene mandato gene e loro creano la proteina a seconda di quale gene, cioè quale sequenza specifica di questo pezzo di DNA viene dato al meccanismo che crea questa proteina. Quindi diciamo che questo codice detta la sequenza della costruzione, no? Quindi questo qua è, diciamo, l'introduzione alla cellula. Ho fatto un ultimo appunto qui sotto degli RNA, perché adesso con il Covid si parla di primo vaccino in assoluto creato tramite che funziona con l'RNA messaggero. Abbiamo
Allora, qua vi ho scritto che mRNA trasporta il codice e l'RMA crea ribosomi che producono le proteine secondo il codice che è stato trasportato. Queste proteine si legheranno poi a questo reticolo endoplasmatico rugoso e vedremo poi nei prossimi episodi a cosa serve. Bene, questa è l'introduzione alla cellula e cosa c'è al suo interno, cosa c'è dentro il nucleo e cosa fa in modo semplice. Ecco, questo qua è un video non specifico. Ecco. Se per voi è stato troppo semplice, non vi preoccupate, ci saranno video più complessi. Se è stato troppo complesso, potete riguardarlo oppure fare anche domande. Bene, io mi auguro che vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale, mettete un like, cioè mettete un mi piace. E vi aspetto nelle prossime puntate, nei prossimi video. Ciao da Mario e alla prossima.